Oroscopo della settimana che va dal 27 novembre al 4 dicembre. Siamo finalmente entrati con il sole in Sagittario. Come avevo già preannunciato la settimana scorsa, tutti i Sagittari diciamo che stanno tornando in quello che è il periodo migliore del loro anno, e di fatto alcuni di essi probabilmente hanno già ritrovato la loro anima gemella, quindi si passeranno un buon Natale, magari non dico di coppia, però forse stanno conoscendo qualcuno con il quale stanno già confabulando una piccola gita, una vacanzina natalizia. Però tante altre persone in generale gioveranno il 27 di novembre una delle più grandi cose che capita, secondo me, a mio avviso astrologico, cioè una luna piena in Gemelli. Questa luna piena in Gemelli, ragazzi, avrà un effetto abbastanza incisivo su molti di noi. Sappiamo tutti come Gemelli sia governato da Mercurio, e quindi Mercurio, pianeta della comunicazione, ci permette a noi tutti di risultare un po' più chiari nei confronti dei problemi, nei confronti dei rapporti che abbiamo con le persone, e di conseguenza quando si presenta una fase lunare di questo genere tutti noi iniziamo, diciamo, tramite le parole, tramite la comunicazione, a desiderare di volere qualcosa, di volerla tanto, e grazie al nostro modo di parlare, incentivato da questa luna nuova, luna piena in Gemelli, riusciremo nel nostro intento. Di fatto saranno le parole le protagoniste di questa settimana, la comunicazione guiderà tante persone a risolvere i propri problemi, e mi raccomando, ragazzi, non dimenticate mai che comunque la parola viene sempre prima di qualunque altra soluzione per risolvere i problemi. Io non cito adesso quale sarebbe l'altra alternativa, però avete capito il senso. È inutile fare altri modi per trovare una soluzione, perché sono modi, diciamo, che si usavano nella preistoria, ecco. Le parole, la parola è la miglior soluzione ad ogni genere di problema. Detto ciò, signori miei, incominciamo con il video. Ovviamente però ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno facendo i numerosi acquisti sul mio sito www.calendariozodiacale.it. Tra l'altro, signori miei, ho i brividi, ma ieri abbiamo fatto il record di visite, 1200 visite in un giorno. Ragazzi, sono tantissime nel mio sito, cioè, e sono rimasto abbastanza senza parole, vi ringrazio. A valle di questo, raga, niente, cominciamo. Ariete, parliamo dell'Ariete. L'Ariete, allora, per chi ha visto tutta la serie dei miei video dell'oroscopo settimanale sa che il suo periodo era un periodo buono fin dalla settimana scorsa, e questa settimana invece inizierà, non dico ad andare giù il periodo, però sarà una settimana molto molto anonima per l'Ariete, principalmente dovuta al fatto che ci sono delle incomprensioni di coppia. Per l'Ariete, quando arrivano queste situazioni dove lui aveva delle certezze, lui o lei chiaramente, e queste certezze vengono meno, inizia, diciamo, a perdere quella fiducia che aveva nella relazione e nel pensare appunto che potesse diventare qualcosa. Però di fatto è solo perché l'Ariete è istintivo, e infatti sono qui a dirvi, ragazzi, che questi piccoli tentennamenti, queste tensioni, non andranno assolutamente a compromettere la vostra relazione d'amore. Per carità, Arieti, lo so che voi pensate sempre al peggio, ma soprattutto lo pensate in modo immediato, che c'è da prendere una soluzione subito, quindi o chiudi la relazione o non si fa nulla. Non è così, devi saper attendere, ma soprattutto devi saper rispettare quello che sarà l'effetto della luna piena in Gemelli, che su di voi avrà un effetto importante, perché il Gemelli, ragazzi, è una parlantina estrema quella che ha il Gemelli, e l'influenza che avrà sull'Ariete non sarà una delle migliori, perché l'Ariete, quando c'ha qualcosa che non gli va, la spara, la sputa a mille. Immaginatevi con un Gemelli che lo influenza in questo modo, diventa un Ariete Gemelli fuso e inizia ad impazzire quello che dice, cioè probabilmente ne dice mille tutte sbagliate perché non ci pensa. Però, ragazzi miei dell'Ariete, questi periodi sono periodi che vanno e che vengono. Sicuro, a compensare questo, ci sono delle belle cose lavorative, perché comunque non ci sono granché cose da dirti in termini negativi riguardo quello che stai guadagnando a lavoro, quello che potrai fare in futuro. Pertanto io, come voto settimanale, ti do 6,5, che è un voto più che sufficiente. Non è il migliore sicuramente, per come sei competitivo o competitiva non ti aggrada, però te lo devi prendere e te lo devi saper portare a casa. Dopo di voi passiamo agli amici del segno del Toro. I toreri, o meglio i torelli e le torelle, stanno passando un periodo di socializzazione estrema, e bisogna dire che si sente parecchio questo sole in Sagittario che sta influenzando un po' tutti. Il Toro è molto difficile che lui lo vedi uscire, soprattutto con le temperature rigide che si vengono a creare d'inverno o pre-inverno, perché il Toro è un pigrone, sta bene sotto le coperte a mangiare. Però ultimamente invece lo si trova un po' più attivo. Probabilmente chi ha visto i miei video ha ascoltato i miei consigli e li ha anche indirizzati verso altre persone, perché molti dei Toro che magari
avete già conosciuto, comunque avete in coppia, sono parenti, eccetera, stanno diventando letteralmente degli atleti. Quest'anno qui hanno proprio cambiato i connotati della loro vita, del loro stile di vita, e li porta anche a uscire di più la sera, a farsi magari degli aperitivi, a incontrare degli amici che non vedevano da un po' di tempo, e quindi riconciliarsi un po'. Fondamentalmente questa è una tendenza che porta il Toro a viversi la vita con più positività, una positività che lo porta anche ad ottenere maggiori consensi sia in ambito lavorativo, perché con una serenità mentale di questo tipo è molto più bravo anche ad ottenere questo genere di consenso lavorativo, ma poi in coppia il Toro sta veramente andando bene. Se è fidanzato, la sua relazione potrebbe prendere veramente il volo che dissi già tempo fa, verso la direzione di una famiglia, di spostarsi e comprare una casa dei propri sogni. Diciamo che ci sono le prerogative giuste per farlo. Quello che voglio dire però al Toro è che durante la metà della settimana, o meglio mercoledì, segnati questo giorno nel calendario, potresti ricevere una brutta notizia, probabilmente da una persona sul lavoro, ma non è che potrebbe riguardare te, magari è un tuo collega a cui ti sei affezionato che si licenzia o che cambia azienda, non si sa, diciamo una qualcosa di questo genere. Aspettati anche però verso la fine della settimana invece una gran bella notizia, una cosa che magari stai aspettando da tempo, forse in ambito giuridico, questo non te lo so dire, però sicuramente qualcosa può arrivare. Voto per il Toro 8, perché il Toro se la sta giocando molto molto bene, questa sua presenza di Giove costante su di lui. Però adesso bando alle chiacchiere e torniamo al Gemelli che potrebbe essere il protagonista indiscusso della settimana, ma che viene di nuovo rimpiazzato da un altro segno dello zodiaco per un pelo. Però vi dico già, Gemelli, che la vostra settimana sarà molto buona, partendo dal presupposto che voi le energie sembra quasi che non le terminiate mai. Voi di fatto siete una persona, o meglio siete delle persone, essendo che siete due, che quando ci sono dei problemi nella vita cercate di utilizzarli a vostro pro, sì per ottenere un insegnamento ma anche per capire dove avete sbagliato e di non ricommettere questo errore, e vi danno la carica proprio di superarli, perché voi non ve ne state di un problema, voi quel problema lo dovete far diventare una soluzione. E chiaramente questa settimana qui si sentirà maggiormente. La luna piena che giocherà sopra di voi per un po' di giorni sarà effettivamente, diciamo, il gancio trainante del vostro forma mentis, da persona risolutiva quale siete. Inoltre il Gemelli ha un fascino ultimamente, e lo dico da tante settimane, che porta le persone a sgranare gli occhi ogni qualvolta che lo vedono in giro. Probabilmente gli occhi dei Gemelli sono, come già ho detto, sognanti, e questi sogni sono contagiosi. Ricordatevi che una delle mie più grandi credenze che ho nella vita è quella di credere sempre nei propri sogni, e il Gemelli in un periodo come questo lo sta facendo, e di fatto io lo percepisco perché uno, riesco a vedere tanti Gemelli nella mia vita, interagisco con diverse persone di questo segno e si riesce proprio a intravedere il loro fuoco che arde dentro, proprio nel voler farcela nella vita. E in secundis ci sono poi dei Gemelli che, quando qualcuno prova a mettere i bastoni fra le ruote tra loro e l'obiettivo che vogliono raggiungere, fanno capire che sicuramente lì devi girare a largo, perché Gemelli non ti ascolterà. La cosa bella è inoltre che dal punto di vista sentimentale il Gemelli è circondato da persone che gli vogliono bene. Non so se siete fidanzati o meno, se lo siete spero per voi che continuerà, nonostante appunto voi siate in un periodo molto individualista, ma se non lo siete avete tanto terreno fertile da coltivare per poter far crescere una bella relazione. Diciamo che le relazioni per i Gemelli sono cose che non è che vanno e vengono come tutti potrebbero pensare. È vero che il Gemelli è un avventuriero, nel senso che se può andare a impollinare un fiore di là e di qua lo potrebbe anche fare, ma è anche vero che se deve aprire il suo cuore lo fa con una e soltanto una persona, perché è molto seria come persona. Per cui Gemelli, io come voto settimanale ti do 8,5, è un bel voto, un voto che sicuramente puoi portarti avanti per ancora un bel po' di tempo. La cosa più importante che voglio sottolineare però è di non startene sugli allori, di continuare sempre ad impegnarti dando il 100%, se puoi anche il 110%. Veniamo adesso al segno del Cancro. Segno del Cancro perché mi fa un attimo scomodare dalla mia posizione a braccia conserte, perché segno del Cancro è in una situazione che è buona. E ragazzi, lo devo dire, è buona. Il segno del Cancro, allora, la settimana scorsa avevo detto che era no? Media. Questa settimana qua, ragazzi, ha fatto una scalata verso l'alto a livello di posizione in classifica che è assurda. Il Cancro. Cancro, ragazzi, è quel genere di persona che non festeggia, non ostenta, non gli importa di festeggiare, e qualora qualcuno anche andasse a puntargli il dito dicendogli che è presuntuoso
è vero, lo è anche presuntuoso, ma che fa certe cose perché è presuntuoso è un errore grandissimo. Il cancro di fatto fa le cose che si sente di fare, essendo lui una persona empatica, e con l'empatia lui parla, lui vive, comunica. Quello che sta accadendo nella vita del cancro è forse quello che aspettava di fare da diversi tempi, da diverso tempo, a raccogliere i propri frutti. È vero che il cancro è sempre quel tipo di persona che non si sente mai nella posizione di poter chiedere qualche cosa, è sempre in debito lui, ha sempre quella cosa di dirsi no, ma io forse potevo fare di più. No, amico mio del cancro, voi ora donne, uomini, cani, piccini del cancro avete il palcoscenico e i riflettori che puntano su di voi. Avete l'opportunità di dimostrare che nella vita dare del bene significa anche ricevere del bene, ma senza farlo in modo strumentalizzato. Il bene che si dà non è un qualcosa che deve essere fatto con il fine di riceverne, e il cancro questo lo sa molto molto bene. Il cancro è quel tipo di persona che ascolta l'universo e sente che se viene ricambiato correttamente dall'universo acquisisce più sicurezza in se stesso, perché sente che ci sono i pezzi del puzzle che si incastrano. Ovviamente questa situazione è una situazione che non durerà per molto tempo, ma per almeno fino all'inizio del 2024 il cancro potrà dirsi completamente in una strada in discesa, dove i problemi si appiattiranno davanti a lui, o meglio, se ci saranno, sarà in grado di schiacciarli come se fosse un tritasassi, e ovviamente questo gli conferisce un fascino ed un carisma che è letteralmente fuori dal normale. Tanto è vero che anche a livello amoroso, sentimentale, il cancro è molto più vigoroso sotto le coperte, in quei posti lì avete avete capito, ragazzi? Non posso dirlo perché me cacciano il video, però signori miei, al cancro gli do 9, un 9 più che meritato, un 9 che potrebbe diventare anche un 10, ragazzi, ma questo ancora non glielo do perché aspettiamo ancora, diciamo, delle notizie che devono, non notizie in realtà, sono degli step che il cancro ha già imbastito nella direzione, ma deve ancora attendere, diciamo, quella spunta verde da mettere nella casellina. Però aspettiamo e siamo fiduciosi. Passiamo ora al melone, al leone, ragazzi. Segno del leone con la criniera che si è fatta una settimana coi fiocchi. Sta molto bene il leone, ragazzi, è una persona, il leone, che è sul pezzo ultimamente, è sul pezzo con qualche tentennamento, principalmente dovuto a che cosa? Dovuto a persone che magari non gli danno le attenzioni che vuole. Allora, il leone, l'ho già detto tanto tempo fa, è una persona che vorrebbe tanto trovare il suo lui o la sua lei, ma è anche sì una persona che spesso seleziona troppo le persone, quindi va ad escludere magari su delle caratteristiche qualcuno, quando in realtà, cioè, non se lo merita di fatto, perché comunque sì, ci sta a essere selettivo, ma ci sta anche un minimo accettare i difetti delle persone. Diciamo che da una parte può essere condivisibile, dall'altra no, però poi non si deve andare a lamentare, cioè il leone si lamenta. Ultimamente il leone è un lamentone, fatto anche la rima e se lo merita, perché è quella persona che inizialmente ti dice che vorrebbe ma, mi e mo, e poi però ti dice che vorrebbe a, b e bo, e quindi poi tu gli dici cavolo, mi hai detto che vuoi ma, mi, mo, e poi non mi puoi venire a dire che non ti va bene, perché sennò diventi non credibile. Il leone sta perdendo un po' di credibilità proprio per queste ragioni, perché è una persona che sembra sicura di se stessa ma che in realtà non lo è, e questo fa giocare, diciamo, anche fa gioco forza, diciamo, anche nei confronti delle persone che lui corteggia, nel appunto fargli capire che in realtà è tutto fumo e niente arrosto. Il leone questo lo digerisce, a volte sì, a volte no, perché tanto con la sua autostima non gli importa minimamente nulla di quello che credono gli altri, ma in realtà questa è soltanto una cosa che lui vuol far credere, perché di fatto gli interessa è come dell'opinione altrui. Infatti il periodo del leone è un periodo in cui lui sì che è sul pezzo, ma è anche abbastanza, diciamo, sul filo del rasoio di questo pezzo, perché è vero che se una persona si sente bene ma dentro di sé ha quella sensazione che questo periodo potrebbe terminare da oggi al domani, il leone è quel tipo di persona. Sente che si sta un po' troppo tirando la corda, e questo tirare la corda potrebbe portare a spezzarsi, e ovviamente il leone ne patirà. Questo chiaramente non dipenderà da questa settimana, leone mio, ma dipenderà da come deciderai di iniziare questa settimana. Per cui, se i miei consigli sono quelli di iniziare ad essere un po' più umile, sii più umile, perché anche lavorativamente parlando potresti incontrare, diciamo, degli eventi fortunosi, fortuiti, per quello che riguarda il tuo stipendio, se sei più umile. Ma se pensi di poter pretendere sempre troppo, ti beccherai uno scopellotto. Oggi ce l'ho con le rime, però leone, la rima potevo farla dandoti anche un 8, ma purtroppo questa volta ti do 6, e questo 6 te lo devi portare a casa e startene anche a testa bassa. E siamo giunti al segno della Vergine. Segno della Vergine che, diciamo che è il suo periodo, è un periodo di malinconia ultimamente. Periodo in cui la Vergine, diciamo, sta ripensando ai momenti che magari ha passato gli anni scorsi durante il periodo natalizio con la famiglia, probabilmente anche con il o la fidanzata che magari oggi non c'è più, non perché sia passata
stata miglior vita, ma perché magari è finita la relazione. E ovviamente la Vergine, seppur non lascia mai trasparire questo, diciamo, suo modo, non questo suo modo, questa sua attitudine da persona sensibile, in realtà nei suoi momenti, diciamo, di solitudine, quando dorme, fondamentalmente quando ha letto, ci ripensa, e anche una lacrimuccia spesso gli cade. La Vergine, diciamo, è quel tipo di persona che quando ha questi momenti, questi periodi, trova la carica proprio grazie a questi momenti nel dare di più al lavoro. E infatti ci sono proprio queste situazioni nella vita della Vergine. Magari va a dormire un po' triste, mogia, perché appunto ripensa al fatto che magari si trova da sola, non ha nessuno su cui confidarsi, magari si sente un pochino abbandonata a se stessa perché non trova magari l'anima gemella. Poi ovvio ci sono magari le vergini fidanzate che in realtà se la stanno passando bene, ma tornando a quelle single, poi però quando si svegliano al mattino sono veramente come se si fossero dimenticate di questo momento di malinconia che hanno di notte e vanno al lavoro con una carica estrema. Quindi in realtà il periodo della Vergine è un periodo molto buono, perché comunque c'è la motivazione e allo stesso tempo anche quel lato emotivo che la fanno diventare estremamente umana. Il periodo della Vergine infatti è un periodo umano, un periodo in cui è molto molto comprensiva nei confronti della persona e del prossimo, ma è anche molto altruista. Troverete infatti nella vostra vita, se avete a che fare con la Vergine, dei momenti in cui probabilmente vi offrirà qualche cosa, vi proporrà di fare qualcosa proprio con un piacere anche da parte sua nell'offrirvelo, nell'invitarvi, perché si sente proprio bene dal punto di vista umano e ha proprio piacere di farlo nei confronti di chi ama e di chi vuole, a chi vuole bene. La cosa che voglio anche dire alla Vergine è che per il 2024, se ha pazienza, e lei sicuramente ne ha, ci potrebbero essere delle belle notizie in campo diciamo della tua vita domestica, cioè se sei single, questa tua malinconia, diciamo che non è infondata, si inizia a sentirla perché senti che nell'aria deve cambiare qualcosa. Ed è proprio il 2024 per me l'anno della svolta dal punto di vista sentimentale per la Vergine. Un anno in cui io spero vivamente per tutti che si possa realmente realizzare quel sogno tanto bramato dalle Vergini, che è quello di crearsi una piccola realtà in cui realmente uno torna a casa come l'ideale di famiglia di Mulino Bianco e si può godere un bel film, magari sotto le coperte, ma sgranocchiare popcorn, a parlare di cosa si è fatto. E boh ragazzi, la Vergine, credetemi che lo vuole tanto, lo desidera. Ovviamente però non posso fare adesso solo la figura di quello che parla delle Vergini che amano questo. Ci sono anche le Vergini che amano la vita da single, amano avere, diciamo, la compagnia unicamente solo dei propri gatti, perché è una gattara la Vergine. E per loro voglio dire che comunque ci saranno delle situazioni altrettanto positive come per le Vergini che amano tanto la vita dell'amore dal punto di vista dello shopping. Cioè la Vergine prima di Natale sfonda il portafoglio, non ci sono santi che tengano regali, ok, ma soprattutto per se stessa. E questo fa molto bene alla mente. Vergine, per cui ti do 7,5 come voto settimanale. Prendilo e portatelo in saccoccia. Mo al segno della bilancia. I bilancioni hanno, diciamo, il periodo principale della loro vita che va, secondo me, da settembre ad ottobre. Poi dopo iniziano ad andare un pochino, come dire, in trincea, ad osservare quello che succede e tentano di prendere il meglio dalle situazioni, sperando che non venga di non essere beccati e quindi di farsi la loro vita quatta quatta. In realtà ultimamente il bilancio sta facendo dei passi falsi che portano le persone a smascherarla fondamentalmente, perché le maschere della bilancia, seppur non lo si sappia, sono due anche per lei, come per i gemelli. È vero che la bilancia è l'unico segno inanimato dello zodiaco, ovvero sia il simbolo rappresentante la costellazione zodiacale è altresì una bilancia, ma questo non significa che lei non abbia una mente, non abbia un cervello. Le bilance, ragazzi, come Lorenzo De Medici ci insegna, sono fondamentali per trovare l'equilibrio anche tra persone che litigano. Ebbene, alle volte però, essendo lei stessa la bilancia, bara, o meglio, fa finta di essere tarata al punto di pesare correttamente le questioni, ma in realtà va sempre a giocare un pochino per avvantaggiarsi. Bilancia infatti ultimamente si trova un po' in disaccordo con il mondo. Sembra che nessuno l'ascolti, sembra che nessuno gli dia retta, sembra che tutti ce l'abbiano con lei e sembra proprio che lei se ne stia di questa situazione come la vittima che non ce la fa più a sopportare questo disastro. Ebbene Bilancia, come si suol dire a casa mia, ma penso che si suol dire nelle case di tutti gli italiani e soprattutto di tutti quelli che mi stanno ascoltando, ciò che semini raccogli. E caro mio, se semini vento è chiaro che raccogli tempesta, e come se semini merda raccogli non so che cosa. Spero che tu possa raccogliere diamanti, perché se si dice che dall'etame nascono i diamanti, però per quello che so e per la mia esperienza così non è.
Detto ciò, non voglio essere così drastico e distruttivo nei confronti di questo bel segno, per cui voglio anche dire che ci saranno momenti di sorrisi, ci saranno momenti in cui la tua famiglia verrà in tuo aiuto, ti faranno sentire la sua presenza, cioè la presenza della famiglia è quello più importante che forse ti manca. Però tu non sai percepire realmente quanto ne hai bisogno. Credi di poter fare tutto, credi di poter affrontare tutto. La famiglia è lì per te per aiutarti, quindi devi saperla apprezzare. Quindi ragazzi, bilancia è un no, è un grande no, ti do 5. 5 per la bilancia, via! Passiamo allo scorpione. Scorpione, ragazzi, scorpione. Allora, lo scorpione, che partiamo dallo scorpione, ragazzi. Allora, lo scorpione. Allora, i ragazzi con la coda acuminata e anche le ragazze stanno vivendo un buon periodo. Stanno vivendo un periodo di rinascita spirituale. Stanno vivendo un periodo di hanno iniziato a rifocalizzare i propri obiettivi in una direzione che non è ancora chiara e concisa, ma è una direzione che sta prendendo proprio la direzione che lo fa star bene. Lo scorpione è quel tipo di persona che se non si sente dentro che la direzione è giusta, non starà mai bene. Invece ora è consapevole che, nonostante magari non abbia proprio tutto sotto controllo, sente che è giusto. Cioè, il non avere tutto sotto controllo è corretto. È la sensazione dello scorpio, ragazzi. La cosa bella è che sta andando bene in amore per lo scorpione. C'è il cuore dello scorpione che è completamente sciolto, innamorato, perso. E questa è la cosa che lo fa star benissimo. È anche bello quello che voglio dire allo scorpione riguardo il Natale. Il Natale 2024 sarà il Natale più bello che hai passato negli ultimi 10 anni, e lo dico con tanta, tanta, veramente sicurezza. La certezza con cui te lo dico, scorpione, è tanta. Tutti gli scorpioni si passeranno uno dei Natali più belli della loro vita, perché quello che è capitato durante tutto quest'anno qui è un disastro nella vita dello scorpione, e il karma lo bilancerà a tutto tondo. Ti farà ritornare la positività che avevi perso, ti farà riprendere il focus che avevi perso, le distrazioni non faranno più parte della tua vita. Oramai tutti, utilizzando telefoni, social, TikTok, YouTube, eccetera, 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 siamo distratti in modo molto, molto leggero e semplice in qualunque situazione. Perché se uno poi ha voglia di fare qualcosa nella vita e dice, cavolo, vorrei tanto comprare casa, però mi servono centinaia di migliaia di euro, non so come faccio, vabbè, basta, fa niente, vado un po' su TikTok, ed ecco lì che il tuo sogno di avere casa sfuma perché vai su TikTok e non ti concentri sul come farli quei soldi. Lo scorpione invece si concentrerà, avrà la focalizzazione anche grazie al partner, anche grazie agli amici che lo circondano, perché comunque frequenterà persone per bene che gli faranno avere quella motivazione per continuare a spingere. Voto dello scorpione 8, anche per voi è una gran bella settimana, ve lo dico con il cuore in mano. Sgranchisco un po' la voce prima di passare del sagittario. Allora, anzi, bevo stavolta. Non taglio nemmeno, ragazzi, non taglio. Vi tengo proprio con me durante il video, così vedete che cosa succede dietro le quinte. Interessantissimo, devo dire. Complimenti, buona. Parliamo del Sagittario. Di fatto, in realtà, questa pausa per il Sagittario ci sta tutta, perché il Sagittario, ragazzi, è il protagonista di questo video, lo è ancora. Io ho dato 10 la settimana che è passata, questa settimana il 9,5 glielo do, lo preannuncio già, sta andando bene, Sagittario sta andando estremamente bene in amore, il Sagittario sta bene, è sereno, è serena, tutto quello che volete, maschi, femmine, anche qui. Cioè, il Sagittario, ragazzi, è una persona che ha la vita, sorride anche quando va male. Però il fatto è, e qui è il bello del Sagittario, che quando va male, magari le persone non se ne accorgono che gli sta andando male, perché tanto lui il sorriso non lo toglierà mai dalla bocca. Ma quando va bene, il suo sorriso è contagioso. È un qualcosa che ti fa sentire proprio dentro l'anima che sta bene, che stanno andando bene le cose. E questo al Sagittario, ragazzi, non si può che non dare come premio, cioè il fatto che porti felicità, il fatto che passare una giornata con lui ti migliori la tua giornata, il tuo modo di operare magari durante quel giorno. Perché, ragazzi, credetemi che quando una persona è positiva e è in grado di trasmettere questa positività, è un caso più unico che raro. Spesso le persone, quando sono felici e stanno bene, è difficile che ti vengano a dire il loro segreto per stare bene. No, il Sagittario condivide, il Sagittario è una persona che è aperta a questo. Di fatto il suo cuore ora probabilmente è innamorato,
E quando il cuore innamorato del Sagittario diventa bambino, più di quando già non sia, diciamo, influenzato dalla fantomatica sindrome di Peter Pan, che lo porta sempre ad immaginare la sua vita come una vita eternamente fanciullesca. Questo però lo porta tante volte a commettere errori che lo mettono davanti a condizioni in cui si sente anche rimproverato non solo dalla vita ma anche dalle persone, ma tali errori in realtà sono errori risolvibilissimi, che soprattutto sono dettati da cosa? Sono dettati da persone che magari vedono la vita in un modo un pochino più grottesco del Sagittario, quindi in modo un pochino più serioso, in modo meno fanciullesco per l'appunto, e questo chiaramente è questo che crea il divario di incomprensione, proprio quella frattura dimensionale tra chi è sempre felice e chi invece è sempre un pochino triste della vita, no? Sagittario no, Sagittario ultimamente è il migliore, non so che altro aggiungere, ragazzi. Dal punto di vista salutare sta bene, sentimentale sta bene, economico va bene, c'ha delle belle condizioni, sia lui che provengono anche da altre cose, magari stanno tornando delle eredità anche probabilmente. È un qualcosa che sta andando tutto perfettamente a Sagittario, per cui ragazzi il 9,5 è più che meritato, raga, non posso dire altro. Passando al Capricorno invece, bisogna dire che il Capricorno si sta facendo il suo periodo di, diciamo, di ripresa lavorativa, ormai partito da un po' di mesi, con, cavolo, secondo me un equilibrio che mai aveva trovato prima, cioè l'equilibrio del divertimento. Ha trovato una dimensione dal punto di vista della sua routine quotidiana che secondo me è ottima, perché lo fa star bene mentalmente. Se da prima i Capricorno non si ritagliavano del tempo da passare con gli amici, o se lo facevano magari lo facevano in modo risicato, ultimamente invece è molto più concentrato a trovarlo questo equilibrio, a pensare appunto di trovare quel tempo di svago in cui non devono assolutamente subentrare pensieri in ambito lavorativo professionale che andrebbero assolutamente solo a stressare. Questo chiaramente lo porta ad essere una persona più leggera, una persona più presa bene, una persona che affronta la vita con più voglia di, appunto, quando si sveglia dal letto, voglia di spaccare il mondo, e ovviamente gli fa generare anche tanto fascino. Il Capricorno è affascinante in questo periodo, certe persone potrebbero notare in lui un cambiamento anche nel modo di vestirsi, perché sta un po' sperimentando qualche nuovo outfit, qualche stile diverso, ma anche l'acconciatura dei capelli. Una cosa appunto interessante che voglio dire questa settimana qua è che il Capricorno potrebbe pensare di farsi un taglio o un colore particolare di capelli, così per il gusto di divertirsi di farlo, proprio perché appunto è un po' pazzerella la vita del Capricorno ultimamente. Quando sarà influenzato anche il 27 di novembre da questa luna piena in Gemelli, i Capricorno avranno un'opportunità estremamente alta dal punto di vista professionale nel accaparrarsi dei nuovi clienti. Probabilmente parlo di Capricorno che sono o liberi professionisti o imprenditori, ma con il modo che hanno di parlare, influenzato anche da questo gemellone, potranno accaparrarsi delle belle belle cose. Quindi Capricorni miei, a voi vi do 7, un voto buono, potrebbe migliorare, però secondo me è già buono così. Passiamo ora agli amici del segno dell'Acquario. Il segno dell'Acquario che devo dire che il periodo negativo che ha passato durante questo mese precedente di novembre, che non è stato affatto appunto un gran mese per l'Acquario, anche in termini economici probabilmente ha visto tante uscite e poche entrate, e anche dal punto di vista della motivazione della carica che ha sempre avuto carismatica l'ha un po' persa. Diciamo che in realtà a dicembre si ritorna in pista, probabilmente hai bisogno di escludere dalla tua vita delle persone per riconcentrarti su te stesso, perché nel tuo periodo di down hai passato molto tempo con altre persone perché appunto ti affiancavano, perché c'erano. Ora però devi ritornare ad essere un pochino concentrato su te stesso e non ti dovrai sentire egoista, cioè è normale che il tuo tempo lo voglia dedicare alle cose che hai lasciato un pochino indietro, in arretrato, per colpa di questa defiance, per cui non ti sentire mai nella condizione di dover, come dire, giustificare determinate azioni che compi proprio per riprenderti un po' in mano la situazione, perché sarebbe sbagliato, sarebbe un imputarsi delle colpe in modo del tutto inutile. Ma detto ciò, quello che sicuramente all'Acquario capiterà alla fine di quest'anno, no ovviamente non a Capodanno, ma intendo come riepilogo del 2023, sarà quello di essere soddisfatto, cioè facendo un resoconto, un bilancio dei pro e dei contro che sono, diciamo, hanno preso vita durante il 2023, sto terminando la voce, sì, me lo sentite, sono un bilancio che pende dalla parte dei pro, cioè è molto bene quello che sta capitando all'Acquario. Dov'è l'acqua, ragazzi? Dove ho messo l'acqua? È molto molto positivo quello che sta capitando nella vita dell'Acquario, cioè è una condizione che a livello proprio di
come dire, visione panoramica di quello che è accaduto, ho finito la voce completamente, è una visione che all'acquario aggrada, cioè sì che ha passato l'ultimo mese veramente mangiandosi le unghie, ma i mesi precedenti ancora, ragazzi, ha fatto veramente terra bruciata su tutti gli altri segni in ambito lavorativo. L'acquario non si è mai fermato, è sempre stato sul pezzo, ha sempre fatto le cose senza risparmiarsi, senza pensare che stia facendo troppo, che si merita di più, che non va bene, che lui si debba stancare più di altri. È proprio una persona per bene, l'acquario. E questo, secondo me, scusatemi ragazzi, è un qualcosa che all'acquario, ragazzi, porterà dei risultati estremi, non solo nel 2024, ma proprio nella vita costantemente. Per cui, se avete un acquario nella vostra vita, apprezzatelo, spingetelo, supportatelo, perché se lo avete contro, vi state mettendo contro un colosso che vi schiaccerà letteralmente. No, scherzo, non lo farà, però affiancatelo bene, soprattutto in amore, ragazzi, perché ha bisogno di voi. Non è un grande romanticone, in questo periodo non lo sarà affatto. So che magari qualcuno è fidanzato da tanti anni, per poter continuare ad accendere questo fuoco, a tenerlo acceso, siate un pochino più voi partner dell'acquario ad aiutarlo ad essere sempre innamorato di voi. Sembra strano da dire, ma in realtà c'ha bisogno di questo lui. Per cui acquario ti do 7,5. Ti stai riprendendo, stanno andando bene le cose, per cui amico mio, ok. Passiamo ora agli amici del segno dei pesci. Pesciolini miei, segno d'acqua. È il periodo dei pesci, l'ho già detto ragazzi tanti video fa, non è un periodo lineare, cioè è così, cioè boom 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 boom, e questa settimana è giù, cioè questa settimana non è una gran settimana del pesci, è una settimana in cui le cose sembravano stessero andando nella direzione che lui desiderava, ha chiesto probabilmente anche qualche merito in più dal punto di vista lavorativo, ha cercato dei consensi in più, non li ha ottenuti, o meglio gli è stato promesso di aver ottenuto qualcosa in più, ma poi chi l'ha più viste queste cose, queste notizie, era in attesa di alcune mail, ma niente. E questo ovviamente lo ha demoralizzato, demoralizzazione che lo porta è caduta l'acqua sul piede. Demoralizzazione che lo porta a smettere di credere in se stesso, cosa che accade praticamente 128 giorni l'anno, no 128, quanto è la metà di 183,5 giorni l'anno, che purtroppo però non si può evitare, cioè il pesce ha bisogno di toccare il fondo per potersi riprendere. Questa settimana non tocchi il fondo, ma sicuramente capisci che nella vita le cose che ti vengono dette dagli altri non devi mai prenderle come se tu le stessi dicendo a loro, perché io so che se il pesce promette qualcosa allora la manterrà, però purtroppo lui filtra le cose che gli si vengono dette con i suoi stessi occhi, ma non sa che la maggior parte delle persone in realtà è fake e di base queste bugie vengono a galla e le persone le escluderai in modo automatico dalla tua vita. Non sarò io a dirti quando e come e perché, lo capirai tu stesso, sei intelligente. La buona notizia che ti voglio dire è che quello che ti aspettavi poteva capitare magari questa settimana o la settimana scorsa, capiterà al 100% prima della fine dell'anno, molto probabilmente durante il Natale, quindi se aspettavi un aumento, aspettavi un premio, aspettavi una risposta per un lavoro, una nuova posizione, uno scalo di posizione, quello che è, arriverà, ma prima della fine dell'anno, non ora, non alla prima settimana di dicembre, non la seconda, è proprio verso le vacanze di Natale, se così possiamo chiamarle le vacanze, non tutti le hanno, però chi le fa, per intenderci, quel periodo. Al pesce quindi do 5,5. Mi dispiace raga, ma per voi il 5,5 è dovuto. Ve lo devo dare e ahimè, potrebbe durare anche la settimana prossima, non lo so. Vedo un po' che succederà e soprattutto vediamo un po' anche che influenza avrà questa luna piena in Gemelli dal 27 di novembre, che magari dà al pesce quella spinta in più di aprirsi e di non tenersi tutto dentro, che spesso lo porta a raggiungere il baratro. Un baratro che secondo me non va toccato, perché poi è difficile uscirne anche se tu ce la farai. Niente, 5,5 è quello che ti volevo dare. Detto ciò, siamo arrivati alla fine. Ho finito anche la mia voce, ragazzi, ma io non so come mai. Sono delle settimane che ho un mal di gola, raga. Cioè, non è un mal di gola, ho questo catarrino qua che però non so da dove deriva. Probabilmente deriva dal fatto che io esco come se fossimo ancora in primavera e me ne batto le palle del vento, del freddo, però, raga, poi sono tutti cavoli miei e poi i video li giro io con questa voce e voi ve li sorbite con questa voce. Spero che non vi dia fastidio il tono di voce, spero che l'abbiate ascoltato con piacere questo video.
La cosa più importante che voglio dire di questo video, come ho già detto all'inizio, ragazzi, è quello del il mio più umile ringraziamento per i numerosi, ma veramente numerosi ordini che state facendo sul sito, per le persone che si stanno iscrivendo alla newsletter perché sanno di poter partecipare ad una lotteria che ho annunciato su Facebook, ovvero quella di poter vincere un calendario zodiacale gratuitamente se vi iscrivete alla newsletter. E mi raccomando, chi si iscrive deve confermare con il link che gli arriva via mail, perché sennò non è iscritto. Vi lascio il link per iscriversi comunque alla newsletter che si chiama Unisciti alla famiglia zodiacale. E nulla, oltre a quello, una buona notizia per tutti, che chi si iscriverà otterrà anche il 10% di sconto sul suo prossimo ordine tramite un codice sconto che gli arriverà personalmente via email. Detto ciò, raga, il calendario zodiacale dall'1 dicembre verrà spedito a tutti quelli che l'hanno ordinato, arriverà in tutte le parti d'Italia e lo vedrete anche forse in qualche negozietto della vostra città, perché io stesso mi prenderò la briga di inviarlo. E nulla, ragazzi, ordinate quanto potete più velocemente sul sito, perché quando arriverà Natale i corrieri impazziscono e già sapete che le spedizioni si allungano. Detto ciò, Ale si va a prendere un bel occhi o quello che è, un brufen, perché ho la gola in fiamme, vado a bere. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Buona settimana a tutti, ciao!